senti un famoso come Fusis, hanno una società che fa penetration test per grossi istituti o per grosse aziende. Vi parlerà di sicurezza dei mobile Linux. La prima volta in realtà un proiettore funziona meno con uno dei problemi più grossi che c'è nel mondo di Linux in particolare. Va bene, allora buongiorno a tutti, molto velocemente perché il tempo è quello che è, proverò a delineare un attimo quali sono le principali problematiche di sicurezza nell'utilizzare la stazione di Linux come proprio testo di lavoro, proprio come postazione di lavoro. E cercheremo anche di dare due o tre consigli su quello che possiamo fare per ridurre la superficie di attacco, ridurre la provvista. Allora, chi sono e cosa faccio è poco rilevante, in particolar modo però quello che diceva lui, cioè mi occupo di penetration test, quindi sostanzialmente di simulare di essere un cattivo che vuole entrare nella vostra rete, nella vostra stazione, eccetera. Sempre di più, soprattutto ovviamente in ambito enterprise, quindi in ambito Windows, quello che ci permette di avere successo durante un penetration test è un attacco, un attacco client side, cioè invece che entrare nel gestionale direttamente, nell'applicazione web direttamente, entriamo prima nella stazione della segretaria, dell'amministratore delegato, dello sviluppatore, da lì ci spargiamo poi nel resto della rete, ci spingiamo poi nel resto della rete per perpetrare l'intrusione. Ed è purtroppo quello che avviene anche nei casi reali, cioè sempre di più gli attacchi informatici sono mirati alla postazione di lavoro del singolo utente piuttosto che a invece che a il server o l'infrastruttura diciamo esposta. Ci sono ovviamente anche quelli, cioè la sicurezza informatica non si butta mai a niente, si stratificano semplicemente le cose. Si è cominciato negli anni 90 a fare gli attacchi client server, adesso poi si è passati alle applicazioni web, wireless, tutta una serie di cose. Adesso negli ultimi 5-6 anni il trend di attacco maggiore è verso le postazioni personali. Non parleremo di quanto le postazioni personali di disk encryption, cioè se voi non avete la vostra postazione di lavoro con la full disk encryption non stiamo neanche più a parlarne, cioè quella è la base della sicurezza informatica. Se non lo sapete ve lo dico io, se io prendo il tuo portatile, lo tengo con me 2 minuti, faccio il boot con una cosa tipo questa, una chiavetta live, che accedo a tutti quei dati, non solo. Posso anche, per esempio, mettere un Trojan, cioè un software di remote control sulla tua stazione, rimetterti il PCB e poi dal momento in cui tu non li accendi la prossima volta sei sotto il mio controllo. Quindi questo lo diamo già per assodato, cioè se non fate full disk encryption o almeno encryption dei vostri dati avete un problema. Non parleremo neanche di sicurezza del trasporto, quindi non mi interessa il fatto che io possa fare meglio da Windows ancora facilmente, che possa analizzare il traffico di rete, possa catturare le due comunicazioni di rete. Non è questo il contesto che andremo ad analizzare oggi. Non parleremo nemmeno di quelli che sono i servizi esposti, cioè gli attacchi tradizionali client server. Questo è un ipotetico exploit per quello che potrebbe essere quello che viene chiamato in gergo RC, Remote Code Execution, basato su vulnerabilità reale di OpenNMS, che è un software molto utilizzato in ambito monitoraggio, eccetera. Come questa, qua ce ne sono altre 500.000, ma stiamo parlando di applicazioni server, quindi un software che espone un servizio esplicitamente sulla rete, una porta, come può essere un server, un mail server, quello che è server, okay? Che deve interagire con un client, c'è una vulnerabilità nel codice del server, sfruttando questa vulnerabilità il client riesce a fargli eseguire qualcosa di malevolo, in questo caso è una cosa execution. Questo non è il contesto che ci interessa adesso, cioè parliamo di una workstation di lavoro. Una workstation di lavoro non dovrebbe avere servizi esposti. Poi in realtà ce l'ha soprattutto in ambito Windows, antivirus, backup, remote management, okay? Così come mi aspetto che gli utenti più smaliziati di voi, io per primo, abbiano magari SSH esposto anche sulla postazione di lavoro. Ma non parleremo neanche di quello. Ovviamente se avete SSH esposto sulla vostra postazione di lavoro e avete la
l'accesso con le password e magari delle password deboli, abbiamo già un problema diverso rispetto a quello di cui stiamo parlando. Così come non parleremo di firewalling o di cose di questo genere. Se avete sulla vostra postazione di lavoro un ambiente di sviluppo perché usate Tomcat, quello che è, se lo spendete sulla rete siete consci di cosa andate in conto. E non parleremo neanche di cattiva abitudine. Adesso c'è tanto di moda nei tutorial, negli output, eccetera. Prendi questo comando, spara dentro sudo, fai ok. Questa cosa qui significa che voi andate su un sito che non avete mai visto, scaricate un eseguibile, in questo caso uno script che non avete mai visto, lo eseguite. Il problema ce l'avete di base senza che arriviamo a entrare nell'entrare pure. Stiamo parlando. Di cosa parleremo? Parleremo di client side attacks e di malware. Poi di malware parlerà anche Giuseppe, quindi non entrerò nel dettaglio, ma in particolar modo parleremo di client side attacks. Sapete cosa sono i client side attacks? Tutto chiaro? Benissimo, andiamo via. Client side attacks sono sostanzialmente delle vulnerabilità che vengono sfruttate nelle applicazioni tipicamente client. Spesso hanno bisogno di un vettore, di un tramite un sito di terza parte. Per esempio, l'esempio più classico è un URL dato tramite un social network o un sistema di messenger. Okay. Adesso vedete la situazione, una chat aperta potrebbe essere un canale che non si usa più, potrebbe essere quello che volete con un link. Vedete quel link lì, lo riconoscete? TinyURL è uno di quei sistemi, in particolar modo uso TinyURL perché è quello che fa meno verifiche su qual è poi l'indirizzo finale su cui state andando. Okay. È un sistema che, perdonate il gergo molto tecnico, vi ci manda. Cioè, se voi cliccate lì non sapete dove andate ad atterrare. In questo caso, per esempio, potreste andare ad atterrare sul sito manutius.com, che non esiste ovviamente, che come contenuto potrebbe darvi qualsiasi cosa. Ovviamente non posso tranquillamente rilippare, cioè fare la pagina di un stay pesa o quella della Microsoft, quella di Red Hat, ma in realtà magari nel frattempo vi ha mandato anche un client friend attack. La cosa fatta, si è fatto bene, non ve ne accorgete, cioè per voi funziona la pagina, magari quando chiudete la pagina fine della fiera non succede nient'altro, ma in realtà quello che è successo nel mentre, non entreremo nel dettaglio di come poi chi fa magari il corso di ingegneria informatica andrà a vedersi come funzionano gli exploit, buffer overflow e tutte queste cose qua. Okay. Di base adesso quello che ci interessa è che sfruttando una vulnerabilità, in questo esempio del mio browser, okay, l'attaccante ha aperto una shell. Cos'è che non ha fatto? Ha fatto in modo che il mio computer, senza che io me ne rendessi conto, sfruttando un errore di programmazione del browser, okay, ha aperto una comunicazione inversa, quindi che normalmente bypassa il firewall e cose di questo genere, verso un sistema che controlla lui. Quindi il mio browser ha eseguito l'ascolto, l'ha fatta lui, quindi è il mio client che l'ha fatto, quindi molto spesso esce soprattutto alle personal file e così via, e a quel punto ha dato all'attaccante la possibilità di interagire con la mia stazione come se fosse un utente legittimo interattivo. Non ripeto, non entriamo nel dettaglio su questa cosa qua, trovate tutta la documentazione del mondo. Quello che ci interessa è che di vulnerabilità client side ce ne sono 800.000. Prendete uno qualsiasi dei programmi client che usate di più, andate a cercare quante vulnerabilità sono uscite e vedrete che ce ne sono parecchie. In questo specifico caso non c'è nessuna critica, ma comunque ce ne sono parecchie. Microsoft Office o LibreOffice sono un programma client potenzialmente? Possono avere una vulnerabilità client side? Certo. Anche se è un programma che magari di base non farebbe connessione a internet, cosa che ormai fa qualsiasi programma anche solo per vedere se c'è un aggiornamento disponibile, il fatto comunque di essere linkato con la libreria, con l'IC di base, di Unix o di Windows o di quello che è, gli permette comunque di fare connessione diretta. Quindi anche se avete una vulnerabilità nel player MP3 che mandandoti un file MP3 mal formato, cioè con codice arbitrario, comunque quell'oggetto poi potenzialmente può collegarsi a un control channel remoto. Il malware è ancora più maligno da un certo punto di vista, richiede di solito la cooperazione dell'utente. Questo tipo di mail avete già visto, suppongo che ne arriveranno 10 o 20 al giorno se non avete quanti spam. Okay. L'obiettivo di questo
queste mail qui è, adesso questo ovviamente è palesemente farlocca, ma se io mando una mail facendo finta di essere qualcuno della mail misterna dicendo attenzione, queste slide qua non riesco ad aprirla, riesco ad aprire, sono slide che mi ha mandato io non riesco ad aprirla, riesco ad aprire qualcuno, okay. Quanti di loro magari ci dicano? L'obiettivo di questi oggetti, poi ne parlerà più nel dettaglio lui, anche in questo caso è di eseguire il codice arbitrario. Il problema di questi oggetti qua è che molto spesso non si basano su vulnerabilità note, quindi non possono essere risolti aggiornando il sistema o cose di questo genere, ma si basano sul fatto che qualcuno ha scritto un codice di attacco apposta per quello, facendo in modo che non venga fatta la detection dagli antivirus, che sono uno strumento che si usa soprattutto in ambito Windows per cercare di eliminare questi malware, perché non funzionano, immagino che ve ne parlerà dopo. Questo è un esempio di un malware reale, in questo caso è un Dropbox, quindi probabilmente è un malware con un allegato macro, inviato ad un particolare sito che si chiama VirusTotal, che è molto conosciuto, dove ci sono praticamente una cinquantina, adesso non ricordo, 57 in questo esempio qua, engine di antivirus che vengono usati per processare quello specifico allegato che voi mandate. Vedete la detection 0 su 57, quindi questo oggetto qua, quando è arrivato fresco la mattina appena sfondato, nessun antivirus l'avrebbe identificato come malware. Okay. La vostra domanda è, ci hai fatto degli esempi di Windows, abbiamo visto una scelta, ci ha fatto caso, era la scelta dei comandi di Windows, anche l'exploit, chi ha fatto ancora più caso, in realtà era una vulnerabilità specifica di Internet Explorer, quello di Firefox, okay. E quella classica schermata del CryptoLocker è la schermata classica di Windows. Quindi la domanda è, tutta questa roba qua, tutti questi attacchi client side, questi malware e così via, sono efficaci anche contro GNU Linux, che è il maggior problema che qua, sì o no, oppure MacOSX, OpenBSD, oppure un sistema operativo che avete scritto voi da noi. Bravo, il signore, il ragazzo lì ha vinto una bambolina, che io però non ho trovato, quindi la dovete cortesemente trovare. Ovviamente sì, sono efficaci assolutamente anche sotto GNU Linux, per fortuna sono poco diffusi. E poi adesso io qui faccio un gesto un po' schermatico, non lo faccio ma dopo schermatico, perché poi purtroppo, non perché sia io particolarmente sveglio, l'ho dato, ma tutte le cose che vado professando, che vado dicendo da anni, poi purtroppo nel corso del tempo si verificano. Quindi io sono abbastanza convinto che nel giro di 2, 3, 4 anni il malware anche in ambiente Windows, se la piattaforma verrà usata in più in ambito aziendale come piattaforma di riferimento, si diffonderà. Ne sono già usciti comunque un paio di reali che erano in multipiattaforma, che si basavano su Java. E un'altra piattaforma che in realtà è una versione di Linux un po' particolare, che ha una valanga di malware, indovinate qual è? Esatto, quindi in realtà in uno specifico contesto dove l'oggetto è tremendamente diffuso di malware ce n'è quanti ne volete. Come facciamo a proteggerci? 45 le vedete? Questo è lo stack applicativo di una stazione grafica, una workstation Linux. C'è una parte di user space per le applicazioni GIMP, LibreOffice, Firefox, Thunderbird, eccetera. C'è una parte di graphical interface che di solito viene data da quello che viene chiamato desktop environment, okay. C'è soprattutto un display server che di solito è X11. Adesso ci sono dei tentativi da parte di Fedora, di Ubuntu, eccetera, di cambiare il display server, ma in realtà a fine della fiera anche i nuovi display server non sono tanto diversi dal punto di vista della sicurezza da quello che è X11. Poi beh, c'è un Windows Manager che gestisce proprio il disegno delle finestre, e poi ci sono delle librerie che qui non vengono identificate, ma delle librerie del sistema, l'IC, l'IC, l'SSL, tutta una marea di altre cose. Tutta questa roba qui gira in quello che viene chiamato, se fate soprattutto informatica lo sapete, user space, quindi il mio contesto utente, un utente non privilegiato, ok? Ci sono poi in realtà una serie di oggettini legati all'interfaccia grafica, tipo di bus, tipo cose di questo genere, che girano anche loro nell'user space, ma come utente root, quindi sono privilegiati e quindi sono un oggetto un po' dedicato. E poi la parte altrettanto importante ovviamente è il kernel, che invece è M0, che è quello che fa girare la baracca, ok? Quando io sono nel kernel sono Dio su quella macchina. Già se sono molto avanti, sono Gesù, diciamo, ma se sono il kernel sono Dio.
io ho un oggetto che interagisce anche come client con la rete, se c'è una vulnerabilità, un overflow, qualcosa di fatto male in questa applicazione, è la prima cosa che è potenzialmente vulnerabile. L'altra cosa molto interessante è il fatto che girino tutte le tue cose nel tuo contesto utente. Va bene, non sono tutto, va bene, non sono il header, ma sono te. Quindi se tu hai una vulnerabilità in Firefox e l'attaccante ti vuole rubare la chiave SSH, per farti un esempio, dove c'è la tua chiave SSH? Nella tua home. Se c'hai l'agent, come gira? Con il tuo utente. Okay? È per quello che sempre i criptovirus funzionano tanto, non c'ho più bisogno di scalare il sistema, amministrare il root. No, a me interessano i tuoi dati. Poi se divengo root, meglio. Okay? Quindi quello sicuramente è un problema. Tant'è che le soluzioni migliori sono ovviamente l'aggiornamento e quello che ho per scontato, ma come fanno per esempio molti dispositivi mobile? Usare utenti e contesti diversi. Io lo faccio in maniera naive dal 1830, cioè da quando uso Unix, ho Firefox che gira nell'utente net, la mail che gira nell'utente mail, la chiave SSH che gira nell'utente. Quindi se anche adesso una vulnerabilità client side di Firefox, da lì direttamente la mia chiave SSH, la memoria delle mie altre applicazioni non ci arriva. Okay? Devono perlomeno diventare l'utente già, non scarico più. Le applicazioni mobile fanno così, quando voi avete l'app 1 e l'app 2 che girano, sono due quid jitter di quid separati sostanzialmente, semplificando. Un altro caso interessante è eventualmente il sandboxing, che per esempio Chrome fa di default, cioè cosa fa? Ovviamente ha bisogno di un pochettino di privilegi più elevati quando parte, per quello che Chrome è sempre. Oggetto, ma va bene. Quando parte crea, diciamo, una istanza utenza fittizia, nel senso che lo mette in un contesto che non è quello del vostro utente, in cui fa girare il motore di rendering delle pagine, tutte queste cose qua. Quindi anche in caso di vulnerabilità, l'attaccante deve comunque riuscire a, diciamo, passare dall'utente non voglio quello che viene usato al vostro utente. Ci riescono sempre gli exploit di altissimo livello, esiste una competizione che si chiama Contone, in cui ogni anno mettono milioni sul fatto che qualcuno si sfonderà no, Firefox, Chrome, eccetera, e vincono sempre. Però quello non è un attacco che ci interessa in questo momento, ok? Parliamo dell'attaccante della strada. Un altro progettino interessante, ve lo segno qua, poi se guardate le slide metterò un po' di webografia, magari un po' più dettagliata in fondo, è un progettino che mi permette, tramite diciamo, delle funzionalità del kernel 3 che sono in namespace, eccetera, di farmi io artigianalmente la mia sandbox, quindi senza bisogno che il programma che lancio abbia già di suo la sandbox. Voglio lanciare Acrobat Reader o XPDF o Thunderbird in un contesto utente diverso da quello che normalmente uso, eccoci sono. Uso questo oggetto qua, ha un minimo di tuning, non è alla portata dell'utente normale che vuole, non è la portata di mia madre che usa Ubuntu, okay? Però la portata di uno studente di ingegneria che vuole fare un po' di hardware sulla portazione sicuramente lo è. L'altro grosso problema è ovviamente tutta l'infrastruttura legata all'interfaccia grafica. In particolar modo tutta la parte di librerie, esce una vulnerabilità legata alle librerie di rendering delle immagini o di cose di questo genere al giorno sostanzialmente. E l'altra problematica è legata a tutta una serie di oggetti che non erano consentiti, adesso si chiamano da ricordo con il nuovo sistema di sistemi, credo sia integrato il sistema di bus, eccetera, che permettono, quando tu hai bisogno di fare delle operazioni da utente privilegiato, di fartele fare senza usare sudo, senza farti mettere la password. Banalmente, metti una chiavetta USB, metti una fotocamera, l'ambiente grafico per essere comodo ti dà, diciamo, ti dà in automatico una serie di privilegi maggiori. Chiaramente questo ha un rischio, che anche in questi oggetti una vulnerabilità inglese la scoprono. Okay? L'altra cosa di base è che noi stiamo usando a tutt'oggi un oggetto che si chiama XORG, che è derivato da X11, R6, eccetera, che è un oggetto che è stato cominciato a scrivere più o meno 30 anni fa, con dei codici che risale ancora a quell'età lì. In più è stato super stratificato, nel senso che ci sono 7-8 maniere di fare le cose all'interno di XORG in base al fatto che sia direct rendering, OpenGL, non OpenGL, eccetera. Quindi è un marasmo di roba molto complicata, anche molto legacy, quindi anche dove magari la vulnerabilità client-side ci guardava un poco, che spesso gira di default come root, perché se voi ci fate caso, faccio un PS sulla vostra stazione Unix, XORG gira come root. Quindi una vulnerabilità in una libreria di XORG vuol dire diventare root. Okay? Peggio ancora delle componenti girano in kernel, perché il DRM è direttamente nel comune della parte grafica,
che era un famoso blog post di sicurezza, che diceva che idea geniale fare un rendering di font a livello di kernel, si riferiva a Windows, adesso è così anche sotto Windows quasi. E poi l'ultima parte, assolutamente non da non dimenticare, soprattutto per chi di voi è file sistemista e ieri era vivo, chi di voi file sistemista e ieri era vivo sa che ieri è uscita questa vulnerabilità del kernel, quindi del cuore dell'oggetto che fa girare tutta la baracca di Linux, okay, che è stata scoperta ieri, è stata pubblicata ieri, ma era già esploitata in Neuron. Cosa vuol dire? Vuol dire che qualcuno già la conosceva e già la stava scoprendo. E che è lì da 9 anni. Tant'è che un paio di mesi fa, o forse l'anno scorso, era uscito un articolo non su Linux pratico o il mio PC, ma su un Washington Post, che diceva che, attenzione, col kernel di Linux abbiamo un problema. A livello di design è rimasto molto indietro rispetto a Mac OS X, rispetto a Windows stesso, che noi dicevamo 10 anni fa, 15 anni fa, Windows è una schifezza, Linux è più sicuro. Peccato che il design del kernel a tutt'oggi oggi dica totalmente il contrario, okay? Quindi abbiamo sicuramente un problema. Come facciamo a risolvere questo problema? Poi chiudo, se non mi cacciano giustamente a pedate. Allora, sicuramente la soluzione più semplice per un non tecnico è quella di usare un ICD. Io metto un ICD, nel senso una chiavetta, faccio partire il mio sistema operativo, la mia PC o anche il mio PC da una chiavetta tipo questa qua, e ho una macchina pulita, fino a quando ovviamente la roba che c'è sulla chiavetta è trusted. Chiaro, se io faccio partire una chiavetta che c'è già un trojan, c'è già un software malevolo dentro, ho un problema diverso. Però diciamo, se uno parte con una chiavetta pulita e di qualcosa si deve fidare, quindi almeno dal livello dell'hardware si arriva a fidare, cosa che non andrebbe sempre fatta, ma in questo momento va bene, questa è la soluzione per cui anche mia madre può avere una stazione che è ragionevolmente sicura. In più i link che ho messo qua sono poi quelli pensati per essere non solo sicuri ma anche privacy oriented, quindi di solito vengono consigliati a chi fa, diciamo, magari attività di che ne so io, tipo per esempio il consumo moderato, il mio sistema operativo preferito è Taxi, per farvi capire il tipo di oggetto di cui stiamo parlando. Io personalmente sono un po' meno ottimista anche su questo genere di cose, nel senso che se io avessi delle cose veramente da nascondere, non semplicemente fossi già un giornalista, un attivista, non un informatico, probabilmente io da informatico sarei incosciente di dire usa TAI, sarei tranquillo, no? Io, per come sono fatto io, dico usa TAI, sarei tranquillo, ma cerca anche di capire tutto lo strato tecnologico che c'è sotto, che non è proprio banalissimo, però questo è un altro paio. Sicuramente usare un LCD ti mette in una situazione per cui c'hai una stazione che è abbastanza pulita quando parti, nel momento in cui spegni, qualsiasi cosa che ti sia preso nel momento in cui è acceso, sparisce. È chiaro che può essere attaccata anche una stazione live, cioè se hai una vulnerabilità di file, se la versione che ti danno con quella live lì è vulnerabile, se uno ti fa l'esploit in quel momento, ti entra nella stazione. L'altro problema dei LCD ovviamente è la persistenza dei dati, perché nel momento in cui spegni un LCD, appunto, quindi ci sono dei meccanismi per fare delle chiavette cifrate, diciamo, però non è comodissimo da usare. Ecco, è sicuramente una soluzione utile per chi non è tecnologicamente molto, diciamo, per chi non è interessato alla parte tecnologica, ma è sicuramente meno comoda di altre. Una soluzione che immagino sia per quella che usano quasi tutti quelli di voi che tengono queste cose qua, è quella di usare, invece che la singola stazione fisica, un hypervisor, quindi delle macchine virtuali. Delle macchine virtuali che vi permettono di far girare nel contesto della macchina virtuale, non so come si usa questo oggetto, nel contesto della macchina virtuale il mio software potenzialmente dannoso. Qual è il software potenzialmente dannoso, potenzialmente vulnerabile? Tutto quello che interagisce con qualcun altro, in particolare con le applicazioni di rete, Firefox, Chrome, Adobe, Reader, tutto quello che, diciamo, processa file e dati che non hai scritto. Cosa succede? Perché questo contesto, questo invece è lo stack, diciamo, normale della mia stazione, perché questo contesto è più sicuro di questo? Perché intanto potrei far girare qui l'immagine con l'ICD, già per cominciare potrei essere un po' intelligente. E poi, se anche l'attaccante entra nello user space, quindi già un exploit per Firefox qui, ok? Non vede magari i miei dati veri, perché i miei dati veri sono nella mia postazione fisica, o magari in un'altra machine. Per può arrivare alla mia postazione fisica?
fisica? Certo, ma deve fare un intanto da user root su guest, poi deve fare un guest escape, quindi diventare da guest passare all'hypervisor, poi se va all'hypervisor avvento. Però sono tre operazioni, diciamo, di attacco invece che una, che sono un bel po' complicate, soprattutto questa qua, ok? Quindi questo già di base potrebbe essere una buona soluzione. Se poi uno magari usa anche un care dell'Ardenet, l'ho messo qua dopo gli hypervisor, ma in realtà uno può anche decidere di usare solo il care dell'Ardenet sulla sua singola stazione. Okay. Cos'è un care dell'Ardenet? In realtà dico un care dell'Ardenet, ma in realtà è già scritto perché non ce ne sono altri, almeno che usano un cambio di sistema operativo, per esempio per gli SD. GRSecurity in particolar modo è una set di patch al kernel di Linux per renderlo più resistente contro tutta una serie di tecniche di attacco molto comuni. Ovviamente, come tutte le cose di sicurezza informatica, ha un costo e un peso. È difficile da installare, va fatto a mano, ci sono delle perdite di performance, ci sono delle cose che non funzionano, okay? Però è una cosa che vi consiglio di fare. Ci sono un paio di, ve le metterò nella webografia sulle slide, ci sono un paio di distribuzioni che hanno già GRSecurity by default, quindi se uno volesse provarle non è male. L'altra cosa buona di GRSecurity, per esempio, è che funziona anche con gli ambienti di virtualizzazione, sia come guest che come host. E come guest va bene, è interessante, ma fino a un certo punto come host è molto interessante, perché dovrebbe riuscire a rendere un po' più difficile il salto da guest a hypervisor. La vulnerabilità dei kernel di Linux e di Mayenne in realtà non la ferma neanche GRSecurity, perché era più che un overflow, una vulnerabilità tecnica, era proprio una vulnerabilità di design sui permessi di una certa operazione. Poi io personalmente sulla mia workstation, non so se il problema di Slack o il problema di GRSecurity non funzionava, ma quello è un altro paio di maniche. Lo stesso autore di GRSecurity, anch'io analizzando la roba che diceva, dice che quella specifica tecnica di attacco funziona anche contro GRSecurity. Quindi secondo me GRSecurity è molto interessante, ma probabilmente solo una macchina con solo GRSecurity usata comunque, come dicevamo prima, cioè Firefox eccetera, è comunque un rischio. Anche perché GRSecurity o no, se tu hai una vulnerabilità in Firefox, certo con GRSecurity dovrebbe essere molto più difficile sfruttarla, quasi impossibile, ma nel momento in cui l'attaccante riesce a sfruttarla e c'hai i file SSH nello stesso contesto utente, il problema ce l'hai da noi. Un altro approccio interessante, che è una specie di esasperazione del concetto di virtualizzazione, l'ha fatto Leonardo Rutkowska e Koska, come si chiama, e i suoi investimenti in Slabs. È un'estremizzazione basata sui SEN e su delle patch che hanno fatto loro del concetto di virtualizzazione, proprio pensato per dare la possibilità di avere virtual machine a livelli di sicurezza diversi. E che hanno, diciamo, zero possibilità di interagire tra loro rispetto a quello che magari è KVM, VMware o XEN base, ok? Cioè tutta una parte di inter-process communication fatta in maniera, diciamo, sicura dal design, cioè. Poi è la stessa che dice x86 è costruita da Termfuge, cioè dice la piattaforma x86 è insicura per l'acqua, se no stiamo parlando di cose un po' estreme. Ecco, questo io non lo consiglio a nessuno, se non a qualcuno che ci vuole giocare, si vuole divertire, perché è ovviamente una piattaforma molto interessante, ma anche molto, diciamo, hardware consumi, eccetera. Va bene. Volevo farvi vedere solamente, io se avessi avuto l'ora intera, come si era forse prospettato di fare, ma ci sarà un'altra occasione, mi sarebbe anche piaciuto aggiungere un'altra slide qua, con la faccia di Frank Sinatra e cantarvi My Way, cioè spiegarvi come faccio io a avere, diciamo, un approccio ibrido alle cose che vi ho appena fatto vedere. Siccome non c'è tanto tempo per farlo, ve lo racconto velocissimo in 3 minuti, ma vi prometto che se c'è interesse da parte vostra verrò a fare un talk anche solo in mezz'ora, ma specifico sulla parte lì, partendo dal presupposto che abbiate visto questo. Nel mio caso, per esempio, ho fatto un po' Kubes e non altri, un po' perché la mia macchina è molto cheap e non può permettersi di far girare QoS, perché può essere basato su Fedora, ma Fedora non piace. Io sostanzialmente ho una kernel, una workstation a 64 bit, slackware molto minimale, quindi c'è giusto che ci gira, c'è le applicazioni base e la parte di Xvindo. Su questa workstation c'è GRSecurity, quindi configurato, GRSecurity compilato, eccetera.
e questa workstation poi praticamente, a parte l'interfaccia grafica e così via, non fa nient'altro, ok? Cioè, se io devo far partire XPDF per farvi capire, non ce l'ho installato, perché porto tutta una serie di contesti che sono basati non su dei developer machine, non su dei container, non su FireJet, per tutta una serie di motivi che sono anche fatto un altro tempo di guardarci, ma su un banalissimo, tra virgolette, CH root di GR Security. Banalissimo nel senso che CH root è un concetto che esiste da anni in Unix, ma quello di GR Security, una delle feature di GR Security, è che fa un handling molto stretto su CH root. Quindi diciamo che, posto che quello di GR Security sia fatto bene, tutto quello che succede nel CH root non esce mai dal CH root, anche avendo il privilegio di root, cosa che invece di un CH root Unix normale è noto che si può uscire. Cioè, se io sono root dentro un CH root e non c'è GR Security, esco dal CH root. Okay? Il concetto qual è? Che ho dei CH root con un'immagine di una Slack a 32 bit in cui faccio girare le applicazioni che mi interessano, non solo, però di differente contesto a un differente utente, quasi, quindi ho l'utente net che lancia Firefox, ho l'utente Rust che lancia l'altro Firefox solo per andare sul home banking, ho l'utente Core che lancia Firefox solo se devo vedere dei file che ho generato io, cose di questo genere, soprattutto lancia LibreOffice, eccetera. Le chiavi SSH di quella roba lì stanno invece nella macchina fisica, non entrano mai nei container. Sempre per una delle proprietà di CHRU, CR Security, cosa succede? Se anche qualcuno eseguisse il codice arbitrario dentro Quark, dentro Quark è dove ho quasi tutti i file, quindi sarebbe un problema. Ma dentro, non so, NET, comunque non vede il file system, non solo perché ha dei permessi sul file system già di base, ma proprio perché sono in due CHRU diversi. Okay? Quindi ho una serie di meccanismi. Un'altra cosa base, tipica di problematica di XORG, qual è? Guardate cosa devo fare se devo far collocare la stazione. Non so se si vede, poco, è lì sopra. Faccio Alt Ctrl F1 e vado in console. Alt Ctrl F1 sotto Unix, sotto Linux, sotto XORG, è come fare Alt Ctrl D sotto Windows. È un trappello, cioè vuol dire che un'applicazione user space non può dire io intercetto Alt Ctrl F1. Quindi quando io faccio Alt Ctrl F1 sono sicuro di andare in console. Altrimenti tutto quello che io faccio, XLocker, XInsert, eccetera, all'interno di X, in realtà qualsiasi applicazione che ha a che fare con l'ecosistema X potrebbe falsificarla, potrebbe intercettare i dati, eccetera, eccetera. Ripeto, adesso non voglio entrare all'interno, poi se qualcuno mi interessa lo spiego meglio anche dopo, se no farò un talk su questa cosa. Quello che vi metterò anche nella webografia è un link a un articolo sempre della Roadmaster, cioè quella che ha scritto QoS, sul fatto che su questo diciamo problema di architettura di XORG. Qual è il problema di architettura di XORG? Il problema di architettura di XORG è che tutte le applicazioni che hanno a che fare con XORG hanno gli stessi livelli, lo stesso livello di security, e questo purtroppo non cambia neanche con Wayland, neanche con gli oggetti che vogliono fare diversi. Quindi banalmente, se io faccio girare delle cose a contesto di sicurezza diverso con lo stesso XORG, cosa che io faccio, ho il problema che il Firefox vulnerabile di cui dicevamo prima, se vulnerato, se attaccato con successo, se l'attaccante segue il codice arbitrario, potrebbe rubarmi gli strokes, potrebbe rubarmi i dati che io scrivo anche nelle altre cose, nelle altre scene. Quindi per esempio la prima cosa che non faccio è non metterò mai il mio script server dentro, non gira dentro di solo. Quando io voglio bloccare la stazione vado in console, c'è un problema di bloccare, eccetera, eccetera.